Attivare cooperative, ovvero agenzie private capaci di gestire servizi pubblici destinati alle comunità, recuperando fondi e sollevando i comuni delle aree interne dalla incapacità o impossibilità a produrre progetti concreti, intercettando finanziamenti. Sono i contenuti della proposta di legge regionale a firma della consigliera popolare Maria Ricchiuti. L'approvazione in aula è attesa a breve, c'è il via libera della Commissione. Ne hanno discusso ad Avellino il presidente dell'Unione dei Comuni Italiani Scognamiglio, Borea di Confcooperative, tedesco dell'Ordine dei Commercialisti, Ceprano di Legacoop e Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Sud. All'incontro presente anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha sottolineato come quando si parli di temi e comunità ci sarà sempre disponibilità al confronto. Ricchiuti sulla proposta. Il servizio pubblico non ce la fa a dare quelle risposte, allora un modello associativo che parte dal basso cerca effettivamente di trovare una soluzione ai problemi. Giuseppe De Mita invece è interpellato sul centro-sinistra che verrà e le dichiarazioni del segretario PD Annunziata risponde così. Io non parlerei di centrosinistra, è una locuzione anacronistica. Per quello che ci riguarda, noi puntiamo a costruire un'area, una forza politica autonoma. Poi l'equilibrio politico che nascerà a seguito del fondamento di una forza politica centrista autonoma, di una rigenerazione del centrosinistra e di un ripensamento delle forze di centro all'interno del centrodestra, oggi egemonizzate dalla Lega, daranno vita a un equilibrio politico che oggi noi non riusciamo a immaginare. Ma parlare di centrosinistra, secondo me, significa perimetrare in maniera anacronistica la realtà.